Sì, voglio sapere perché. E chi fosse, buon sangue non mente. E a me, la vita mi faceva fare quel vecchio, porco, bavoso di mio padre. Non mi piaceva affatto. Tutti pensavate che in quella casa mi trattassero come una principessa, vero? E invece non è stato così. Il vecchio mi toccava spesso il petto, il culo, tra le cosce. Da una notte sono trovato sopra di me mentre dormivo. Lui mi mise una mano sulla bocca e fece con me i porci cavoli suoi. Ed io non feci altro che sopportare il peso di quel corpo schifoso su di me. Se quella notte e tutte le altre in cui il porco minacciandomi mi possedeva in ogni modo. Poi, prima che accadesse il finimondo, decisi di scappare, ma il vecchio mi teneva chiusa a chiave. E lei, sua moglie, era diventata così gelosa di me che mi odiava terribilmente. Poi, l'unica che aveva capito qualcosa, ad un certo punto se ne andò. Fu licenziata Corinina, l'unica persona che provava amore e rispetto per me in quella famiglia diabolica. Ecco perché, caro Peppino. Mariuccia, perché non mi hai detto niente? Eravamo fidanzati e io ti avrei portata via da quella casa. Perché? È vero. Avrei potuto dirtelo, ma lo scandalo sarebbe successo. E io ti conosco buono. E avresti spaccato la faccia a pugni e magari saresti finita in galera. Ma lo sai che ti dico? Che l'unica cosa buona che ho fatto è stata quella di aver fidato la mia virginità. Tu sei stato il mio primo e unico vero uomo. E gli altri? Sono soltanto clienti e mi danno i soldi per campare. I costi giusti sono dei perfezionati, ma sono clienti. Proprio Gino, quello
quel maledetto furfante. E una sera mi introdusse al mestiere. Mi portò in un posto dove tutti gli uomini bevevano, fumavano, tiravano con il naso una polverina bianca. Mi disse: e datti da fare, bella mia. E poi mi lasso da sola in quel posto con uno che non ho mai più rivisto. All'indomani mi ritrovai da sola, mezza nuda, in mezzo alla strada, a vomitare come la figlia di un cinto terzo mese. Tutto è stata una conseguenza di quella notte. E avevo l'ho drogata, posseduta in tanti. E poi capii che quella era un morgio e che quegli uomini avrebbero fatto di tutto per riavermi. E così è stato. E ora, un buon giro di clienti, tutte persone per bene, tutti regolarmente sposati, vecchi che vogliono ancora spararsi qualche cartuccia, o picciotti alle prime armi con il sesso. E ho avuto mio figlio, e a dirti la verità è a vita mia. Ora 15 mesi, ma preferisco tenerlo alla larga da sta casa. Durante il giorno sto con lui, mentre la notte lo tiene Lina, l'unica persona di cui mi fido. Alla fine, la tua vita è stata l'inferno, e io non ho mai saputo niente. Non ho potuto fare niente. Quando ho fatto militare, ti ho scritto un sacco di volte, ma tu non mi hai mai risposto. Mi sono rassegnato e mi sono dovuto chiudere il cuore verso tutte le ragazze che ho conosciuto, ma nessuno era come te. Fariuccia, devi sapere che se avessi potuto fare qualcosa per aiutarti, credimi, l'avrei fatto. Ma mi dispiace. Mi dispiace tantissimo. Senza neppure saperlo, tu hai fatto così tanto. Oggi sei venuto qui e questo per me è importante. Conoscendoti, ho pensato che non mi avresti rivolto mai più la parola. Invece sei qui. Come posso ringraziarti? Secondo me come lo vuoi ringraziare? Come lo vuoi ringraziare? No. Non c'è bisogno che mi ringrazi, Mariuccia. Ero venuto semplicemente per sapere come potevo fare per aiutarti. Anche se ormai il guai è fatto. Thank you.
Dio! Ma cosa la faccio? Ma la faccio per tutti gli altri e non per te. Peppino Mancuso, tu sei come tutti gli altri, mentre io ti pensavo diverso.